Sì, buongiorno a tutte e a tutti. Sì, io sono qui perché sono stato invitato dal professor Lucio Villari, che mi fa piacere che mi ha incontrato in un'occasione pubblica, l'occasione in cui si ricordava suo fratello Rosario, lo storico dell'età moderna, a cui mi legava, perché purtroppo è morto, un rapporto di conoscenza e di affetto. E appunto, di fronte al pressante invito di Lucio Villari, pur non essendo questa specificatamente, ecco, un ambito di intervento dell'assessorato alla cultura che pro tempore sto guidando, e naturalmente non si occupa evidentemente di politiche sanitarie e di questioni legate alla sanità, mi ha fatto piacere essere qui, darvi un saluto all'associazione. Credo che sia questo il secondo convegno dedicata a una grande figura della storia repubblicana del diritto, della Costituzione e del civismo, come Stefano Rodotà. E la questione per quanto riguarda Roma e i suoi ospedali, uno, avete sentito dalle origini cinquecentesche, San Giacomo, e l'altro più moderno, il Forlanini, è una questione che ha una profondità storica, che è in particolare collegata alla svolta assistenziale e caritatevole della Controriforma. E nel Cinquecento, proprio nella seconda metà del Cinquecento, nel corso di quel secolo c'è un prima e un dopo che è segnato dalla convocazione del Concilio di Trento, e si sviluppa e si teorizza, lo farà un ex gesuita, Giovanni Botero, un rapporto tra Chiesa e Stato all'insegna, per l'appunto, della ragion di Stato. E dentro questo patto, un patto di mutua corrispondenza, vicendevoli interessi tra l'autorità temporale, secolare e quella spirituale, certamente la sanità pubblica rivestì un ruolo fondamentale. Un ruolo fondamentale in tutti gli stati italiani del tempo, i cosiddetti stati dell'antico regime, e soprattutto nel Stato Pontificio, dove, come sappiamo, l'autorità temporale e l'autorità spirituale coincidevano nella figura del cosiddetto sovrano pontefice, per utilizzare una formula di un libro molto bello, il libro di Paolo Prodi, appunto dedicato al carattere speciale, anfibio della sovranità pontificia. Quindi nello Stato Pontificio abbiamo un cardinale, che era un principe della Chiesa, come il cardinale Salviati, che dona alla città questo ospedale. Dovete immaginare che nella Roma della seconda metà del Cinquecento e dei primi decenni del Seicento di ospedali ce n'erano oltre 20, e i più importanti erano certamente il Santo Spirito in Saxia, il San Giacomo, il Salvatore, il Fate Bene Fratelli, che venivano fondati in alcuni casi da personalità carismatiche che
direttamente con un impegno di carità, si sporcavano le mani nel mondo, curavano gli incurabili. La peste era un'esperienza all'ordine del giorno. Dicevo, personalità carismatiche che poi sarebbero morte in odore di santità e poi sarebbero state canonizzate dalla Chiesa Cattolica. Ne ricordo due legate alla sanità a Roma. San Camillo dell'Ellis, che diventa santo, era abruzzese e rifiuta l'esperienza mondana e rifiuta di muoversi dalla penisola italiana per girare il mondo e ritiene che le vere Indie siano le Indie di qua, e scende a Roma e fonderà quell'ordine dei crociferi, dei camilliani, da cui poi sortirà un'esperienza così importante del principale, uno dei principali ospedali di Roma, che appunto gli è intitolato al San Camillo. Ma un'altra figura molto importante è San Juan de Dios, San Giovanni di Dio, anche lui che invece dalla Spagna arriva a Roma e nella Roma della seconda metà del Cinquecento, avendo rapporti di protezione, di sostegno, di aiuto proprio con quei cardinali che erano più attenti, come ad esempio il cardinale Salviati, a questa dimensione caritatevole di assistenza, che poi significa essere attenti ai problemi del popolo, alle difficoltà che il popolo aveva e che poteva incontrare, insomma avere nel cuore un tema centrale del cristianesimo, che è il tema della giustizia, evidentemente. E anche San Giovanni di Dio, prima di diventare santo, era uno spagnolo sbarcato a Roma che nell'isola Tiberina dà vita a quell'altra struttura ospedaliera. E l'attività di costoro, di questi uomini carismatici, all'inizio è spesso conflittuale, viene guardata con sospetto dalle autorità ecclesiastiche. Iniziano però loro a tessere delle relazioni e dei rapporti proprio con quelle figure della curia romana, cardinali protettori, che riconoscono in loro la matrice e il fervore di un carisma cristiano. E iniziano quindi gradualmente un processo di istituzionalizzazione e poi un processo di costituzionalizzazione, nel senso che poi queste strutture che nascono dal basso con un impegno volontario vengono riconosciute dalle gerarchie ecclesiastiche, si danno delle costituzioni. Queste figure muoiono, vengono considerate, perché hanno fatto del bene nella società del tempo, come dei santi, e poi la Chiesa inizierà dei processi di canonizzazione, spesso anche molto lunghi. Nel caso di San Camillo dell'Ellis mi pare di ricordare che terminerà nel Settecento, che ne fanno degli esempi straordinari di carità e di virtù. E perché dico questo? Dico questo per sottolineare la profondissima tradizione storica che esiste nella città di Roma tra carità e assistenza sanitaria. L'assistenza sanitaria degli ultimi, dei più deboli, dei più poveri, era dentro questa missione della Chiesa della Controriforma. Concludo perché ho cominciato citandovi la ragion di Stato di Botero. Dov'è quel mutuo patto di interesse
che si stabilisce tra l'autorità secolare e l'autorità religiosa. E queste esperienze caritatevoli in tutte le città d'Italia, Milano, Firenze, Torino, vengono vissute inizialmente con sospetto non solo dall'autorità ecclesiastica, ma naturalmente anche dall'autorità laica, secolare, che gestiva la sanità in quelle città, perché venivano visti come fenomeni concorrenziali, anche da un punto di vista economico. Cioè questi centri poi, quando crescono e si affermano, diventano centri di potere politico, di potere finanziario, e di conseguenza si sviluppa una concorrenza che può essere ed è stata anche particolarmente conflittuale, fin quando appunto alla fine del Cinquecento, nei primi vent'anni del Seicento, si stabilisce questo patto, cioè l'autorità secolare progressivamente si ritira dalla sanità pubblica, che aveva un grandissimo costo, lo aveva allora e ce lo ha ancora adesso evidentemente, e questo campo viene assegnato, viene gestito, viene progressivamente occupato in tutte le città d'Italia dall'autorità religiosa. E quindi da sempre noi abbiamo, e c'è una lunga durata, da sempre abbiamo questo rapporto tra questi ambiti così diversi. Ora chiudo per venire ai giorni nostri. I giorni nostri, effettivamente lo diceva bene chi mi ha preceduto, la dottoressa Salviati, è impressionante come di fronte all'emergenza del Covid ci si è resi conto di quanto la sanità, in particolare la sanità pubblica, nel momento del bisogno doveva credo su Repubblica, che c'è proprio una cittadina, è una notizia di ieri, credo che c'è una cittadina che sono 40 giorni che si trova in un pronto soccorso senza che venga dimessa, ma senza neanche che venga accolta nell'ordinario. Insomma, c'è stato un'enorme rimozione e ci ritroviamo adesso nuovamente a un grado
a un grado zero quasi, a dover riprendere quel tipo di battaglie nel nome di una persona come Rodotà, e con un'idea di sanità come bene comune costituzionalmente garantito che prescinde dal conto in banca di colui il quale si trova sventuratamente in una situazione di bisogno, di sofferenza. E il Comune di Roma recentemente, grazie al PNRR, quello che sta facendo è una grande, in questo ambito, è una grande riqualificazione di un'area significativa che è l'area dell'ex manicomio di Santa Maria della Pietà. Lì sono state veicolate ingenti risorse, ci sarà una riqualificazione, una rigenerazione urbana di quello spazio, e ad esempio in un padiglione, il padiglione 31 se non sbaglio, che era un padiglione che accoglieva i malati di mente fino a qualche decennio fa, e nascerà una bella e importante biblioteca per quel quartiere. Questo, diciamo, lo so più da vicino perché, essendo una biblioteca, lo scopo, ecco, che rientra nei miei compiti di intervento. Io vi ringrazio per questa giornata, saluto il professor Lucio Villari che è arrivato, e buon lavoro.